benvenuti a nome di Artelario, sono Emanuele Pitto, vi do il benvenuto a questa serata intitolata e dedicata alla presentazione di un inedito, il libro Sparami al petto. Io di solito inizio sempre con un applauso al protagonista, Lorenzo Patrizio. Un ringraziamento ancora a tutti voi perché veramente vi vedo numerosi e quando noi organizziamo questi eventi vedere le sale piene fa sempre piacere. Non tanto a noi che organizziamo ma anche al protagonista e sicuramente anche a tutti voi perché fare cultura e proporre cultura e fare dedicare queste serate anche per voi il tempo privato che ci dedicate è sempre una cosa molto piacevole che deve arricchire. Ecco, io tolgo la parola a me, do un ringraziamento personale a chi ci ospita, il sindaco di Dongo in questa bellissima sala d'oro che ci spiegherà due parole anche se questa sala è famosa, però è bello che sentire le parole descrittive anche del sindaco e un ringraziamento ancora a Giovanni Nuolo che ci ha dato la possibilità di fare questa serata di essere qui. Grazie. Buonasera e benvenuti quindi nella sala delle feste della Casa Comunale, quindi il Palazzo Ponti Petazzi Manzi, che è stato costruito all'inizio dell'Ottocento, quindi stile neoclassico, come si vede, dove la fa da padrone la mitologia e in particolare l'arte. Al centro c'è il Parnaso con Apollo e con il Muse. Quindi sala d'oro per le decorazioni, però di fatto questo palazzo ha vissuto quei momenti del 45 che hanno legato Dongo in modo indissolubile alla grande storia. E qui in effetti il palazzo è stato teatro di quegli avvenimenti. Infatti si dice che forse l'oro di Dongo l'hanno inventariato in questa sala, e qui hanno dormito i geranti la notte prima della fucilazione. Ecco, io ringrazio veramente Emanuele Pitto, noi ci siamo conosciuti 2 anni fa, quando è stato presentato per la prima volta Alba Tragica, un film che era stato censurato negli anni 50, parliamo un momento, e devo dire che ho trovato lui non è del Lago, mi sembra che sia di Mariano Comense, però in lui ho trovato un grande amore per il Lago e per le sue potenzialità, e quindi è nata un'amicizia importante. Quindi grazie veramente per aver scelto come location di della presentazione del libro di Pierangelo Pavesi, la sala d'oro di Dongo. Grazie veramente per quello che fate, perché non è facile oggi fare cultura e ci siamo accorti che non si va da nessuna parte senza cultura. Forse in questi momenti difficili è l'unico strumento che ci può insegnare a vivere le difficoltà dei nostri giorni. Ecco, dimenticavo, i saluti dell'amministrazione comunale li faccio con l'assessore alla cultura, Sabina Piazza. Ecco, grazie naturalmente anche a Pierangelo Pavesi che presenta Sparami al petto, quindi un libro che ci riporta al 28 aprile e all'uccisione di Benito Mussolini della Petacci e Giulino di Mezzegra. Un episodio che ancora nei chiaroscuri, ci sono diverse tesi su come è andata quella giornata e credo che questo libro possa far luce magari su quell'episodio una volta per tutti. Vabbè, io credo adesso che sia importante dare la parola a chi è protagonista di questa serata. Prima magari vediamo ecco, questo cortometraggio. Allora, rapidamente, è stato realizzato su volere di 2 ex partigiani che avevano coinvolto 2 giornalisti, Vittorio Crucilla e Camesasca, l'altro. Era, quindi faceva parte del filone del neorealismo,
quindi che praticamente va dal 43 agli anni 60, alla fine degli anni 60 o l'inizio, e praticamente la caratteristica era che spesso gli attori non erano attori professionisti, ci giravano molti esterni e si raccontavano vicende vissute. Era stato censurato dall'allora sottosegretario Andreotti al Ministero degli spettacoli. E in effetti noi la prima volta la misura. Tra l'altro mi sembra che anche il Consiglio Comunale di Giongo abbia deliberato contro la pubblicazione di questo film. Quindi adesso possiamo procedere nella visione del film che ci introduce. Ecco, è molto interessante, lo anticipo, vedere soprattutto come erano questi luoghi, quindi Dongo, Musso, Giulino, quindi Astumia. Questa è la parte molto interessante. Aggiungo qualcosa. Sì. Grazie Giovanni. No, giustamente lui ha anticipato un po' quello che è. Va detto per la visione di questa pellicola, non aspettiamoci nulla di così eclatante. La cosa bella, nel senso della bellezza, nella visione di questi fotogrammi, proprio perché c'è un minuto, sono ancora e sono stati girati nel 1949 da questo Cirilla ventenne che iniziava la sua carriera da giornalista. Cosa c'è da cogliere? E io questa cosa voglio appunto avvisare prima di iniziare questa proiezione. Chi si vedrà in questo film sono anche attori, no? Sono i protagonisti di quei momenti. Vedremo anche a qualche viso di partigiano, vedremo qualche viso importante di De Maria, vedremo la casa dove appunto a Menzegra fu portato Mussolini e la Petacci. Vedremo. Pierangelo che introduce invece le sue. Che magari no, volevo scusa.
due saluti, cioè volevo salutare il segretario dell'ANPI di Dongo, la migliore India, e Alberto Botta, che è arrivato con noi. Ovviamente i nostri interventi che ci hanno portato quei giorni hanno creato l'atmosfera giusta per ascoltare adesso le parole di Gerardo Pavese. Grazie. Innanzitutto io comincio, scusate, pochi ringraziamenti, ma soprattutto per gli organizzatori di questa serata. E ringrazio l'ideatore di questa serata che è Emanuele Pitto e Martellario. Ringrazio il sindaco Giovanni Muolo che ha avuto l'idea, ha appoggiato di questa iniziativa, ma io devo fare i complimenti alla, non solo all'amministrazione di adesso di Dongo, perché io ho partecipato per iniziativa dell'amministrazione di allora, che sinceramente non mi ricordo chi fossero i sindaci o gli amministratori, che nel... scusate, ma qui c'è poca luce. No, ma adesso dovrebbero essere, ci vuole qualche minuto. Nel maggio-giugno 2005 organizzarono un convegno in tre episodi con la partecipazione di quelli che si riteneva ed erano probabilmente i maggiori esperti dell'argomento, del Palazzo del Vescovo, esatto. Quindi questa amministrazione prosegue nella continuità di ricordo della storia, senza polemiche, senza odi, senza niente, è proprio la storia. Dongo è passato la storia per un episodio che ha finito la guerra. Mezzegra pure, ma Mezzegra non ha mai fatto niente di... non ha fatto mai niente per ricordare i momenti storici. Mezzegra chissà perché, infatti non vedo nessuno dei volti di Mezzegra che conosco, no, di questa faccenda non so, non si interessano. Perché io mi interesso di questi argomenti? Mi interesso da molti, molti anni fa. Verso la fine degli anni 50 io trascorsi una vacanza a Menaggio. Un giorno venimmo a fare la classica gita in battello a Dongo e io presi coscienza lì delle spallette del ponte con il cuore dei proiettili e allora mi interessavo relativamente di queste cose. Casualmente incontrai una signora nella tenda del battello, si parlò di queste cose e questa signora era presente proprio in piazza Dongo quando avvenne il riconoscimento e la cattura di Mussolini e il suo trasferimento inizialmente in questo palazzo. Questa persona mi raccontò, lei era di Milano, aveva il figlio che lavorava alla FARC e quel giorno lì, il 27 aprile del 45, si trovava casualmente a Dongo. Sopraggiungero tutti questi eventi ed lei rimase bloccata dalla colonna e praticamente assistette al riconoscimento di Mussolini, al partigiano Bill che gli tolse l'elmetto e con tutto quello che ne conseguì. Questo acuì notevolmente i miei interessi in argomenti e li approfondì in ogni maniera, leggendo allora da ragazzi libri, finché nel 79 io presi casa a Tremezzo. Figurarsi, continuai a girare per Tremezzo, cercare di parlare con delle persone, con tutti, ma sinceramente non ottenni molta soddisfazione, nel senso che mi diceva mio nonno mi ha raccontato, o è venuto uno dall'America dicendo di queste cose, un altro che è venuto da Roma. Praticamente ho preso coscienza che quelli di Mezzegra del fatto dell'uccisione di Mussolini non ne sapevano niente, poco niente, perché erano tutti tappati in casa. Le vicende le racconto tutte nel libro e sarà il momento.
Poi allora ho proseguito nelle mie ricerche e sono andato a trovare ovviamente lì le autorità in merito di queste, vedete, la signora Vilma Conti, il cavalier Botta e il parroco, si va sempre dal parroco, di Mezzegra. Sinceramente nessuno di essi ha partecipato all'evento morte di Mussolini. La signora Vilma era qui presente ad Ongo e può raccontarci tutto di quel giorno, ma della morte di Mussolini anche lei ha saputo per conoscenza. Il cavalier Botta era giovane, non si trovava a Mezzegra, anche lui ha sentito poi... Io nella brigata nera al Menaccio. Sì, sì, va bene. Nella brigata nera al Menaccio, nel 40 ha arrivato Mussolini. Sì, con l'altro signore che è morto l'anno scorso, il Solano. Ecco, quindi ho approfondito tutte queste mie conoscenze. Ad Ongo sono venuto dopo anni, ormai maturo, ricco, diciamo, di letture e di proposito, ad Ongo sono venuto qui, ho parlato con Ernesto Brizzi, che mi ha illustrato quello che lui sa dell'evento, ed esempio Ernesto Brizzi, nei suoi racconti ho potuto sapere, conoscere che lui era veritiero quanto mi ha detto, che mi ha riconosciuto che lui era stato preso e portato a Milano, prigioniero della Legione Autonoma Ettore Muti, perché sospettato, cioè era la Legione Muti, certe persone li prendeva e li metteva in un reparto che veniva chiamato RR, che voleva dire ricostruzione e redenzione. Per combinazione io a Milano ho conosciuto, allora adesso sono morti tutti, alcuni partecipanti alla Muti. Leggendo anche i libri, Ernesto Brizzi mi ha fatto il nome dell'ufficiale dal quale lui dipendeva e effettivamente le cose coincidevano tutte, quindi diciamo ciò che lui mi ha detto in argomento l'ho avvalato, come ha avvalato quello che mi ha detto la signora Vilma Conti quando mi ha detto il cavalier Botta. Ma veniamo a quel fatto. Allora, leggendo tutte queste cose, io ho preso coscienza che di verità ce n'era sì, ma parziale. A cominciare dalla versione che aveva dato il Walter Audisio, il cosiddetto colonnello Valerio, e sua versione della morte pubblicata sull'Unità del 30 aprile 1945. Era tutto vero, Mussolini fucilato lì al cancello, però con dei particolari che non coincidevano. Tant'è vero che lui fu smentito poi in certi particolari da Urbano Lazzaro Bill su uno stesso nel giornale del Corriere Lombardo poco dopo. Beh, sono andato avanti a informarmi, lessi poi nel libro di Valerio Teodisio la sua versione ufficiale, cosiddetta versione ufficiale, che fu ribadita poi a Roma in una donata in cui il Partito Comunista riteneva opportuno in quei momenti rivelare il nome del cosiddetto uccisore di Mussolini, e lì da altre parti si levarono dei dubbi, ma chi è proprio lui, perché non l'ha detto subito? E allora qui entriamo in un altro punto fondamentale, perché non l'ha detto subito? Perché chi da una parte o dall'altra partecipò a questi eventi non erano belli e avevano paura chiaramente di vendette. Walter Audisio ha sempre avuto paura che una schegge impazzita lo ammazzasse. Così pure gli altri di parte fascista stavano nascosto perché magari ritenuti colpevoli di qualche cosa e potevano essere anche loro eliminati. Ma dopo varie versioni molto contrastanti, nel 1958,
tra il 56 e il 58 vi furono dei servizi giornalistici pubblicati sull'Europeo e successivamente tradotti in un libro di Franco Bandini, Le ultime 95 ore di Mussolini. Beh, in questo libro Bandini fa una ricostruzione dei testimoni, ma non tanto dei testimoni comunisti all'evento, perché quelli si erano chiusi in un riservo, in un silenzio e non usciva nulla di nuovo da loro. La sua fortuna, nel senso di Bandini, fu andare a rintracciare l'autista che aveva portato il comando a Mezzegra a prelevare Mussolini. Questo autista era Gian Battista Geninazza, era un ex barbiere che da poco faceva l'autista. Gli piaceva fare l'autista, aveva abbandonato la sua professione. Lui si trovava in quei momenti a Bolvedo di Tremezzo, una frazione di Tremezzo, quando raggiunse il sindaco di allora, il neo sindaco di Tremezzo, Ferrero Valsetti, ricevette la notizia che Mussolini era prigioniero ad Occo. Non sapendo con chi, in quei momenti c'era poca gente che aveva la patente e meno gente che aveva ancora un automezzo per muoversi. Lì si accorsero che però c'era una macchina che poteva essere requisita, era la macchina dell'Accademia d'Italia che aveva allora sede a Tremezzo, a Villa Carlotta, ed era la macchina per combinazione sulla quale era stato ucciso l'anno prima il filosofo Gentile a Firenze, perché era lui il presidente dell'Accademia d'Italia. E l'Accademia d'Italia spostò la sua sede dopo la sua morte a Tremezzo e praticamente a Villa Carlotta. Si consultarono Ferrero Valsecchi, il sindaco, no, il macellaio locale Puricelli e poi un'altra persona, un certo Sala, che era un medico sfollato a Tremezzo, e reclutarono l'autista. Gian Battista Geninazza era la madre, faceva la custode della villa proprio di fronte a Villa Wilson, adesso mi sfugge il nome, comunque nella strettoia di Bolvedro per andare ad Azzano sulla sinistra. Allora andarono a prendere, prelevarono la macchina con la macchina di Geninazza e vennero qui a Occo, videro un po' tutto quello che succedeva, tornarono con l'impegno che Geninazza e la macchina doveva tornare perché anche i partigiani locali non avevano a disposizione di molte macchine e tantomeno di autista. Per cui Geninazza tornò qui e nei libri allora dicevano ma era lì fermo in piazza che guardava gli eventi con la macchina del suo padrone. Niente, non era così le faccende. Geninazza fu precettato dai partigiani della Brigata Garibaldi che gli dettero anche un attestato, lo inquadrarono nella brigata e questo documento è anche questo nel libro. Poi Geninazza fece molti servizi locali con Bill, con Pedro in zona. Alla sera fu comandato a andare a Germasino per una missione di cui lui doveva, così gli disse il capitano Neri, che lui non doveva assolutamente dire niente a nessuno pena la morte. Arrivò a Germasino e lì andarono nella casermetta della Guardia di Finanza e prelevarono Mussolini e lo portarono, volevano portarlo a Como. A Como sì, ma a Como
per portarlo ai partigiani locali che ormai erano padroni di Como. Non come dicono alcune, l'ho letto nei giorni scorsi, non dico il comune e non dico l'autore, che dicono di questa frase, dicono esattamente questa frase, che Mussolini, i partigiani volevano portarlo e consegnarlo agli americani a Como, ma poi cambiarono idea e lo portarono a Bonzanico. Niente, i partigiani in quel momento non erano ancora a Como, cambiarono idea, Geminazza, Pedro e tutto il seguito con la Petacci, quando stavano andando a Como. Giunti a Montrasio, videro dei fuochi come dei lampi, capirono che gli americani erano già arrivati, allora ritornarono e lo portarono a Bonzanigo in casa di Maria. Anche di queste cose che abbiamo visto nel libro ci sono molte esattezze. Il punto, com'era la strada dove fu bloccata la colonna. Non parlano della caserma di Germasino, che adesso poi è diventata una proprietà privata, perché la finanza poi cambiò sede. Però è interessante fare un inciso. La branda in cui dormì Mussolini c'è ancora, è a Germasino, e il suo proprietario ha cercato, non dico sul mio consiglio, di metterli in vendita, ma poi fu avvicinato da una serie di ciarlatani che gli chiedevano di portare via la branda e poi gli avrebbero dato i soldi, perché vabbè, lui lasciò perdere le cose e la branda è ancora a casa sua a Germasino. Dunque sono arrivato che stavano a Geminazza, sempre Geminazza, da Germasino, su un'altra macchina che poi si trovava al ponte delle Ferriere, avvenne il congiungimento tra la Petacci e Mussolini. Si salutarono, però su due macchine diverse andarono verso Montrasio. A Montrasio dovevano aspettare un traghetto, un battello, una barca, qualche cosa, un naviglio che doveva portare Mussolini a una villa che era sulla sponda di fronte. Non era la Cademartori, Villa Cademartori, esatto, Villa Cademartori. Ma siccome la barca non arrivò, discussero un po' Neri, Capitano Neri e gli altri partigiani, per qua Moretti, e portarono dove? Mussolini a Bonzanigo, dove c'era la famiglia De Maria, famiglia conosciuta dal Capitano Neri perché era stato a Baglia. Lì li lasciarono e tornarono poi a Ombro. Il ricongiungimento avvenne il giorno dopo, Geminazza fu ancora preso come autista e con Lampredi, Valerio e Moretti tornarono a casa di Maria, presero Mussolini e lo portarono davanti al cancello. Qui, contrariamente a quello che dissero certe persone, soprattutto Valerio nei suoi libri, tre persone assistettero alla fucilazione di Mussolini. E precisamente Moretti, Lampredi e Valerio. Il quarto testimone, il laico della situazione, partigiano dell'ultima ora perché requisito, come dice lui, dei partigiani in realtà, precettato,
assistette alla morte di Mussolini. Ci fu il CLI, ci fu il fucile che non funzionò, ci fu una seconda richiesta di arma e lì morirono. Il Geni Nazza, che scrisse qualche anno dopo un brogliaccio, un promemoria, che io sono riuscito a avere negli anni, quasi dopo la sua morte, che me lo procurò la figlia, perché non sto a raccontare come io sono arrivato a Geni Nazza, ci sono arrivato dopo avergli fatto, come si dice, il filo 10 anni prima di essere ammesso in sua presenza. Comunque, Geni Nazza scrive, e me lo disse il giorno con cui parlammo, che nella conclusione dei momenti Mussolini era lì, pressoché irrigidito, pressoché in trance, roba del genere, ma quando capì quello che stavano facendo e dell'agitazione della Pitacci, a un certo punto aprì il pastrano e disse: sparami al petto. Questo è stato confermato anni dopo da una dichiarazione che tutti i partecipanti a questa azione di Mezzegra rilasciarono all'unità su iniziativa di allora il segretario Cossutta. Il segretario Cossutta chiese a tutti questi partecipanti di scrivere le loro cose. Moretti le aveva già dette parzialmente a un giornalista varie volte interpellato, finché confessò come erano andate le cose al giornalista di Como Cavalieri, che lo tradusse in un libro. Lino Frangi. Sì, Lino Frangi era. Non erano presenti alla fucilazione. Frangi e Sandrino arrivarono dopo, perché loro si erano tolte le scarpe. Quando il Valerio Lampredi, appunto di Valerio c'è da dire, quando i partigiani arrivarono e li fecero andare via, le cose si svolgerono non minuti tanto, in pochi secondi, vieni, andiamo, portiamo, li ho portato, li ho portati, esattamente come dicono lì, nella piazza largo la valle di Bolzanico, volevano fucilarlo lì nel tunnel, perché era buio, poi c'erano al lavatoio delle persone, 3 persone di cui uno è una parente degli abate dei motoscafi, e dalla mulattiera scendeva il suocero di quello che in quel momento era diventato il sindaco di Tremezzo, Ferrero Valsecchi. Visto questa faccenda un po' confusa, per non fare le cose evidentemente coram populi, li presero, scesero alla villa Belmonte e lì fucilarono e avvennero queste cose. Che avvenne lì, il Valerio nei suoi racconti dice che a un certo punto spuntò una ragazza, una donna, da un sentiero laterale. Sentiero laterale, questa donna lui la cacciò via. Lo stesso particolare l'ho ritrovato nel memoriale di Geni Nazza, dove lui dice a un certo punto, perché il memoriale è scritto parzialmente in italiano e parzialmente anche in dialetto, come poi. E a un certo punto spunta la tusa, qualche cosa del Lumas, e lì ci siamo cimentati per parecchio tempo io e la figlia di Geni Nazza a capire cosa volesse dire Lumas, ma per combinazione. Una volta passa il fratello del Geni Nazza, Lumas, ma sì, Lomazzi, quello il fabbro di Azzama. Questa versione è stata confermata anche
da Aldo Lampredi presente alla fucilazione. Quindi il cerchio quadra. Io per anni e anni ho cercato tutte queste persone e le ho trovate. Ho trovato dei testimoni, delle signore, una signora, chi ha visto il Mussolini morto, e uno, ad esempio, ha visto Raymond, che era un ragazzo di Milano che lavorava alla Gaini, che aveva gli uffici a Bonzanigo. Anche lì, messo insieme questa testimonianza, messo insieme la testimonianza di altre persone, di queste signore al lavatorio, di Alda Volcoli, che era la segretaria del Partito Fascista, del segretario del Partito Fascista Repubblicano di allora, che questa qua era lì al lavatoio e assistente a tutta questa scena. Ho ripreso anche la signora Giavarini, che poi è la mamma di Van der Frosch, che era lì sul balcone della Villa Merz a guardare gli eventi, che non ho visto poi niente. Però il fratello Giavarini, Dino Giavarini, che ha un albergo a Vicenza, sono andato a trovarlo e lui mi ha confermato tutte queste cose. Ecco, queste piccole banalità ha ricostruito inequivocabilmente come è morto Mussolini, al di fuori di ogni propaganda di una parte o dall'altra. Quindi quelli che tirano fuori delle faccende, ma no, sono stati la pista americana, sono stati altri, sono quelli che diffondono queste fotografie, che sono autentiche tarocche. Cioè la fotografia è esatta fino alla piccola macchia, e queste sono le persone che Ugo Vincifori, il fotografo di Azzano, quello che ha fotografato tutte le cose, la casa di Maria, la stanza di Bonzanigo, dove Mussolini e la Petacci trascorsero l'ultima notte, detto tra di noi, la stanza è stata completamente cambiata, nel senso che i De Maria rimasero in quella casa lì fin verso il 75-77, poi si trasferirono perché il padrone, che era un erede di parte materna della nobile famiglia Rosati di Bonzanigo, volle rientrare in possesso della sua proprietà, che adesso è un bed and breakfast di lusso, tutta la proprietà. Ma quando l'ho vista io, di cambiato cosa c'era? Tutta la parte storica, la parte dove abitavano i De Maria. E quella stanza lì era, e non so se lo è ancora, un bagno che io ho fotografato. E forse sono l'unico che ha potuto fotografare. Sì, il bagno l'abbiamo fatto noi la vita di tutto il bagno. Ha fatto il bagno. La ristrutturazione della casa. Ecco, vedete tutte queste cose. Tutte queste piccole banalità che formano la storia, è una storia vera. Allora, io non sto a dire, qua nel libro parto molto lontano, parto da tutte le versioni, da tutti coloro che hanno scritto e a voler sostenere, hanno avanzato ipotesi sulla fine di Mussolini. Io ho analizzato tutto quello che hanno scritto, le cose anche false, ma non le chiamo falsità, le chiamo contraddizioni. Che se voi avrete la pazienza di leggere le 400 pagine, ve ne renderete conto. Renderete conto di come delle riviste o delle persone volevano far passare questa fotografia come scattata il 28 di aprile. In realtà questa fotografia, senza questa
questa macchia grossa che è un tarocco per il proprio, è stata scartata il giorno dopo, 29 aprile, quando la gente ha saputo cos'era avvenuto e si è resa conto da chi era stato questo sangue, quello che veniva dal corpo di Mussolini, dalla presenza dei gerarchi che erano stati ammassati in questo cane. Per cui io sono arrivato alla conclusione di questo libro, che non vuole essere un'ipotesi, ma è la tesi, e sfido chiunque in pubblico o in privato, cioè pubblico, a venirmi a contestare quanto io ho scritto. Io sono disponibile a confrontarmi con tutti, soprattutto con gente di Roma che non hanno messo un piede qui, non hanno visto se non in cartolina Mezzegra, e pontificano e scrivono libri che sono, diciamo, pieni di contraddizioni. Allora, io sono arrivato a questa conclusione che mi permetto di leggervi. Comunque sono arrivato alla tesi, elencando, domanda, dove fu ucciso Mussolini? Mussolini fu ucciso a Tremezzina, perché allora il comune non era Mezzegra, è come ad oggi, ma a seguito della riforma amministrativa del 27. Mussolini fu ucciso a Tremezzina, frazione Giulino, via 24 maggio 14. Come? A sparare fu Valerio col mitra e con tutti i fondi. Quando? Alle ore 16 circa del 28 aprile 1945. Chi vide morto Mussolini? E lì faccio l'elenco delle persone che l'hanno constatato di persona. Più di questo non posso fare. Ci ho messo tanti anni, Ecco, per cui questa serata è pregna di emozioni, perché sicuramente questo argomento è storia, possiamo girarla, rigirarla, è storia. E grazie a Pierangelo, a chi come lui fa ricerca, si va appunto a cercare un po' le verità, anche se appunto di verità lì abbiamo dei testimoni sicuramente di quei momenti, ma come tu giustamente hai precisato, quel momento lì fatidico erano i quattro, sanno solo loro cosa è successo. A cosa può interessare noi? È la storia dell'Italia, ecco, cioè diventa un po' come adesso è facile dirlo tutte queste serate, talk show, quarto grado, cioè si va a riprendere argomenti, se i RIS, non i RIS, se ci fossero stati i RIS in quel momento chissà cosa sarebbe venuto fuori. Non è ironia la mia, però effettivamente queste cose, questi argomenti, questa è storia, cioè la storia non va dimenticata, va riletta, magari va appunto approfondita. Chi legge, chi studia, chi ricerca, appunto vai a cercare un po' la verità, ma soprattutto poi le storie degli uomini, che siano stati grandi uomini, pochi uomini che hanno avuto essere famosi in quel momento lì, perché probabilmente se non fosse passato da Dongo, questi signori non sarebbero entrati nella storia. Ecco, questo è il momento magari di fare qualche domanda,
se, visto che l'argomento è abbastanza importante, o comunque c'è, cioè, tanti hanno delle idee, delle storie da raccontare, ecco, magari in questo momento può venire da parte del pubblico, di chi sta partecipando, se qualcuno vuole dire qualcosa, una domanda. Una precisazione. Io ho fatto, non sono arrivato così, sono arrivato esaminando tutto quanto scritto dal 1945, prendendo tutti quelli che hanno ipotizzato della morte di Mussolini, ipotizzato. Allora, per quello io dico te. In tutti questi eventi ci sono dei particolari, non dico divertenti, comunque curiosi, che non si possono raccontare così. Comunque, per quanto mi riguarda, siccome sono in contatto con la cooperativa Zalea, con tutte queste persone che si danno da fare, io sarò qua in estate, se avete bisogno di qualche cosa, di qualche conversazione, non diciamo, sono a disposizione, quando e come volete. Grazie. Se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, volevo dire, quindi si conferma la versione ufficiale? Sì, la versione ufficiale non era intera, la versione ufficiale era vera per quanto riguarda la morte, non per quanto riguarda i partecipanti, perché Valerio ha scritto, ne ha fatte due di versioni, una nel 45, verso la fine del 45, e una nel 47, dove anche lui stesso ha emendato alcune frasi, tipo ti darò un impero, mettiti le mutandine, fai in fretta, tutte queste cose. E chiaramente era la versione scritta il 29 di aprile del vincitore, che chiaramente voleva infierire sullo sconfitto. Poi, passando gli anni, le cose, Valerio ha ritrattato molte delle cose dette, e qua, tranne lui, non ha mai ritrattato ti darò un impero. Il che Lampredi, però, nella sua dichiarazione scritta e controfirmata a Cossutta e pubblicata sull'Unità, dice: sinceramente, io non mi ricordo questo particolare dell'impero. Mi ricordo di Mussolini, e adesso qua io ho dei dubbi, non ho capito, non mi ricordo bene se Mussolini gridò viva l'Italia o sparami al petto. Comunque Mussolini quel gesto lo fece, questo per chiarimento. E chi era Walter Odizio? Ragionier Walter Odizio Valerio. Ma chi? Siccome anche lì sono usciti parecchie identità. No. Parecchie identità. Beh, lì all'inizio lo chiamavano addirittura non Valerio ma Valeri, ma erano tutte cose. In realtà lui l'ha confermato questa faccenda, la sua partecipazione e tutto, in una dispensa con dentro un disco dove c'era la sua voce e c'era anche la dichiarazione di Geninata. L'autore di quest'opera fu Marcello Bonicoli, e fece una dispensa in quegli anni con dentro anche il disco. Allora non c'erano altre forme tecniche oltre al disco. Comunque, quindi da questo ragioniere, no? Perché si era detto addirittura Longo. No, vedi? Ecco, ha detto Longo e io lo scrivo e lo faccio vedere. Chi ha detto Longo? Ha tentato, ma non ci è riuscito, perché Longo il 29 aprile, quando sono entrati i partigiani di Moscatelli e hanno tenuto un comizio in Piazza del Duomo, Longo lo si vede un pelino sotto, a fianco a Moscatelli, e qui ci sono due fotografie che lo convengono. Certamente io non ho polemizzato con chi ha scritto queste cose, perché le ha rivedute anche negli anni dopo. Cosa ci vuol fare? Che cosa devo andare a querelare, devo andare a fare? No, lui dice:
si vede, a lui danno udienza, a me che sono un signor nessuno, che non mi conosceva nessuno, anche se ho scritto altre cose, però in questa materia ci sono quei due o tre storici o che si occupano di storia che hanno la possibilità di andare a parlare in televisione o in radio. A proposito, qua devo fare un aneddoto che c'entra anche il Cavalier Porta, perché nel 2012 noi fummo chiamati, venne un'equipe di Rai 3 a svolgere un servizio. Servizio che fu proiettato a luglio dell'anno dopo. Io per combinazione a luglio dell'anno dopo ero ricoverato in ospedale e mi sono visto questa faccenda e momenti mi trattenevano perché ha dato fuori del dubbio. Il commendatore fu intervistato e disse quanto voleva. Io sarei dovuto essere intervistato dopo il cavaliere. Poi cosa avete fatto? Siete andati al ristorante, quando siete tornati avevano parcheggiato la macchina, non sapevano, era stato portata via perché in quel momento volevano nello spiazzo mettere un singolo. Non è venuto questo fatto, se lo ricorda? Ecco, bene, se lo ricorda. Allora, il regista di tutto il servizio è venuto poi a Tremezzo a prendermi per andare davanti al cancello di Villa Belmonte, perché io dovevo leggere l'ultima frase del diario, del memoriale di Gennaro. Beh, non arrivavano mai. Io ero andato, diventato a casa mia, non ero stato, arrivano lì fra 5 minuti, arrivano, non avevo acceso il riscaldamento, era febbraio ed eravamo in casa mia sotto zero, no? Sono arrivati che momenti era buio. Allora andiamo davanti al cancello, il regista mi dice allora tu fai questo, va, e mi mette in bocca delle frasi che io, no, io non dico queste frasi, ferma il filmato e ricomincia da capo e ho letto la frase finale di Gennaro. Va bene, ci salutiamo, partiamo, non lo sento più questa persona mi ha detto che ha mandato il CD di tutto il servizio a quelli che avevano intervistato, io non sono stato citato, quello che io ho detto davanti al suo schermo è stato annullato. Questo vuol dire come certe persone... Censurato, non sono comparso. E sì che io avevo portato questa troupe a Varese, esattamente a Pian Bosco, dove c'era una persona che io avevo conosciuto e ha rilasciato, questa persona conserva in casa sua dei cimeli mussoliniani, i quadri della Petacci, il pianoforte della Petacci che aveva comprato quando stava bene, e in quell'occasione lì, oltre che freddo, c'era anche la neve, tant'è vero che io dico, io non vengo con voi, vengo in taxi perché io con la BMW che scivola sul non ci vengo, e quelli si sono quasi incavolati quando il taxista ha messo fuori il conto, 100 euro, quasi non lo volevo pagare. Sono episodi che succedono. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Vuol dire che abbiamo tante testimonianze attraverso la letteratura storica, la locale generale, a partire già dal 45. Già dal 45, ok, non so se il libro di Saini, La notte di Colpo, cioè, e Saini non ci sono delle inesattezze terribili.
Purtroppo, non l'ho nemmeno citato perché è proprio... No, niente, non c'è problema. No, volevo chiedere, siccome non abbiamo nessuna foto, tanti si sono anche sbizzarriti, ecco, attraverso testimonianze, testimonianze del figlio, ormai i testimoni principali per la questione anagrafica sono quasi tutti. Volevo dire, ecco, dunque ho ufficializzato l'Istituto di Resistenza di Como attraverso un libro, La Verità di Moretti, non so se l'avevo letto, i Cavalieri, non giusto per l'avvocato scritti due. Esatto. Avevano ufficializzato la versione che era stato ucciso a Giovedì. Mentre Bartini aveva tirato fuori poi la versione del Martino, no, eccetera. Bisognerebbe stare qua delle ore, per quello sono usciti 400 pagine. Bandini ha fatto una versione, le ultime 95 ore di Mussolini, sì, dove tutto quanto corrisponde, tranne dove dice che l'autista era lì per caso, l'autista era lì perché è precettato. Passano 13-14 anni, lui esce con un servizio su Storia Illustrata del febbraio, dove dice delle cose inenarrabili. Non fa nomi, non fa cognomi, non dice organizzazioni, dice questo, dice certe cose e nemmeno smentisce o rinnega il libro precedente, tace. Io allora, che ero abbastanza neofita, di quel numero lì di Storia Illustrata ne ho lì, l'ho conservato, l'ho letto, l'ho riletto, ma quando l'ho riletto in sequenza, andando a verificare tutte le cose, Bandini o era diventato pazzo, non c'è commento. Volevo chiedere se non è mai venuto magari il sospetto, non sappiamo, come ha detto che Valerio ha ucciso Lucio, no? Che si era inceppato la vita prima, si era inceppato all'anno, eccetera, e avevano qui trapassi e l'avevano segnato Moretti. Sempre che aveva avuto il sospetto che Moretti, conoscendolo appena appena, perché quando è arrivato dopo Valerio con quelli dell'Oltre Po, avevano avuto il sospetto che forti ancora che li avesse, io non avrei consegnato per dire il mio mitro a un altro, cosa voglio dire? Perché si parlava, come si dice, no, la verità o ce l'hai un 48 ore e poi viene fuori artefatta, eccetera, le cose, no? Purtroppo era il sospetto che è stato il dibattito per tanti anni se a sparare fosse stato Valerio o Lampredi. Moretti l'hanno interpellato un sacco di volte. Sì, però lui... c'è stata tanta reticenza, no? In quegli anni non si è parlato. Ma scusate, un sedicente, allora, c'è un episodio, io parlo di Raimond, che era uno svizzero, 20 anni, che abitava, era impiegato alla Ciba Gagni, che aveva gli uffici a Bolzanico. Questo qua è diventato partigiano il 27 di aprile. Perché è diventato partigiano quando l'abbiamo intervistato? Perché lo facevano tutti e l'ho fatto anch'io. Allora lui l'avevano incaricato di fare la guardia alla statale, vedere chi passava. Ha fatto la guardia talmente bene che da quel punto lì sono passati Romualdi, Teodoro, Guardi Teodorani, il Colombo della Muti, che poi sono stati presi a Criante. E questo qui, alla fine lui ha fatto una specie di servizio locale e ha visto, è andato a constatare la morte di Mussolini, l'ha visto lì, gli ha chiesto a Sandrino e a Franci, che erano lì presenti, chi è? Del Duce, il Mussolini. Allora lui vede questo castello, poi guarda un po', poi torna nei suoi uffici. Il giorno dopo la voce si era sparsa che lui c'era e gli fa: mi guardavano tutti, ma chissà che magari che sei stati a sparare, no? E ho preso la paura
è tornato a Milano subito, perché poi ha confessato, testuale, lo metto nel libro, sta attento che adesso, se Pirla viene preso per l'uccisione di Mussolini, e se ne andava. Una cosa sola, ora, al di là di chi ha fatto l'esecuzione materiale di uccidere Mussolini, ma l'ordine partì da Milano di uccidere, sì, Mussolini. C'è un'intervista del nostro ex Presidente della Repubblica che dice: io ho dato l'ordine di uccidere Mussolini. L'avrebbe dato Longo, l'ordine, perché il capo era Longo, magari d'accordo con Pertini, nessuno dice niente. Comunque, c'è un'intervista della Rai che era, sì, ma erano ottimi, sì, ma anni, la Rai era anche quella che mi ha tenuto al freddo, sì, sì. Comunque le cose sono partite da Milano, hanno saputo che era stato preso e gli hanno ordinato di venire qui, anche se il Valerio ha trovato molte difficoltà e anche incomprensioni tra di loro, perché poi Valerio è arrivato prima e poi dopo venuti arriva Lampredi, perché era andato alla sezione del PC di Como in Via Natta. Tutti degli inconvenienti che poi, visti a distanza, ma non è che Lampredi si è staccato, è andato giù, ha ammazzato Mussolini là in casa di Maria e poi si è tornato. Sono tutte ipotesi che hanno fatto, capite? Ipotesi, ma di suffragate con prove niente. Beh, io direi che ora è giusta, siamo stati veramente attenti, l'argomento è un argomento di cui potremmo ancora, io diamo cioè di trovare anche altre, comunque io spero che questa serata sia stata piacevole, abbiamo visto un documento come avevamo detto all'inizio che ci è servito, siamo entrati un po' in quei momenti, proprio visivamente abbiamo colto questi fotogrammi, come dicevamo, di come era la piazza, vedevo appunto te che quando... Vuole dire qualcosa oppure forse... Avete già parlato. Perfetto, bene. Niente, io direi che vuoi fare un saluto, io ringrazio ancora tutti voi, per chi non ha il libro ancora acquistato è lì, la firma Pierangelo, un applauso ancora. Grazie Pierangelo. Grazie ancora a tutti voi. Noi dobbiamo ringraziare, quindi lo faccio a nome dell'amministrazione comunale con i due assessori presenti, Sabina Piazza e Massimo Granzella, quindi grazie. L'amministrazione comunale, anche Dario, che ha fatto una scelta che noi riteniamo molto interessante di venire qui in Sala d'Oro, quindi in un palazzo che ha vissuto quei giorni, e grazie a Pierangelo Pavesi. Ecco, io mi rilascio velocemente, perché giustamente la prima abbiamo parlato troppo. No, volevo rilasciarmi, tu hai parlato della storia, quindi la storia maestra di vita. Noi Congo è stata toccata inevitabilmente dalla grande storia, no? Quasi occasionalmente, ovviamente senza quell'episodio dove era un'altra cosa. Quindi noi al di sopra delle parti, nel rispetto delle parti, crediamo all'indagine storica e credo che questa sera abbiamo aperto una pagina in questo percorso. Allora tu mi dai un assist. Questa è storia, è successo qualcosa su questo lago. Non dico che bisogna sfruttare a livello commerciale una cosa dovuta. Parlando proprio con Giovanni un po' di anni fa, discorso del sentiero della memoria, chiamiamolo come vogliamo, e qui purtroppo questo destino ci ha dato di essere testimoni. Ecco, forse quel discorso che dicevamo tempo fa, le amministrazioni magari potrebbero pensare di fare questa unione, ecco, proprio storica, turistica, perché potrebbe essere veramente un invito anche a tante persone a venire a trovare il nostro... Purtroppo è fuggito, e purtroppo, non per fortuna, cioè no... No, ma infatti, cioè, questo è un momento forse di raccogliere e accogliere anche proprio con un'offerta
sulla storia, avete anche poi un museo della guerra, cioè stupendo, cioè vuol dire, conosciuto da chi? Tanti sì, arriveranno, probabilmente dovremmo fare qualcosa di più, probabilmente dovremmo sviluppare forse questa idea che c'è ancora, viene pensata, magari insieme, chissà, un giorno riusciremo a fare questo. Molto volentieri e grazie anche al pubblico, che grazie è numeroso, attento. Quindi vuol dire che interessano vostri assolutori, interessano. E buona serata, buona continuazione. Guarda che un intervento.